Ciao a tutti, buonasera, eccoci qua di nuovo nell'orario dell'aperitivo, sempre alle ore 19 puntuali, come sempre. Allora, come state? Che cosa fate? State fa veramente facendo l'aperitivo mentre ci guardate? Fateci sapere un po'. Ecco, io Che cosa l'aperitivo me lo fate? farei volentieri, Ecco, lo sai. oh, non faccio mai in tempo a presentare la regia che sta dietro al nostro video, come sempre, che lui già si propone. Perché Ovviamente, l'aperitivo non mi farebbe mica certo. schifo, Ovviamente è sempre lui Leandro o anche soprannominato. eh. No, no, io sono Leandro, No, va basta. bene. Volendo Cianciullo, ma è un'altra storia. No, ma ti hanno le nostre. Raimondo. Raimondo, Vabbè, eh. ma Cianciullo è un'altra storia. Vabbè, quello. Altre storie. Comunque, il nostro, fra virgolette, Raimondo è dietro, che anche stasera ci farà compagnia. E niente, noi siamo qua e aspettiamo intanto che arriviate, che vi colleghiate alla nostra diretta. Siamo qua per farvi vedere qualche altra piccola novità delle nostre linee, sia dei Prisma che dei Legnetti. Ciao Laura, io E ciao, lui ovviamente farà i saluti, io saluto, chiama Laura, vi ciao seguo Laura. a rota, Ecco. e niente. E quindi vogliamo far vedere un po' dopo, diciamo, la carrellata di gennaio, febbraio con i sentimenti a un nuovo articolo che abbiamo realizzato, vi ripeto, sia nella linea Prisma che nei legnetti. Dimmi, Leandro. Io mi stavo per offendere perché Laura, la prima cosa che ha detto, ha fatto ciao Claudia e a me non mi Ecco. aveva salutato, poi si è Ah, ripresa, ha ti ha salutato salutato dopo, anche quindi te. Meno male, se vabbè. no, Un saluto Leandro, anche all'altra Laura e a Francesca. ciao ciao a Ciao. tutte. Se no poi Leandro mi si arrabbia Cioè, no, e fa le offendo riprese proprio, male, cioè, quindi. ovviamente, ovviamente. Allora, abbiamo, tanto state arrivando, abbiamo pubblicato ieri una foto un po' misteriosa dove vi abbiamo fatto vedere una pila di cose colorate. Allora, nessuno ha osato scrivere cosa pensasse che fossero. Ce lo volete dire adesso? Avete visto la foto? Vi fate coraggio e provate a sparare? Che cos'è questa pila colorata? Bam! No, ve la No. faccio vedere. Mi allontano un attimo la pila. Ops, Mi eccola sono qua. tagliato già un coso. Adesso è imbustata. E E basta. che cosa sarà? C'è Io faccio infatti. anche l'effetto sonoro stasera. Sì, non c'è la sigla stasera, hai visto? No, no, c'è. Quindi questa è la pila che vi ho fatto vedere, è un pochino più corposa rispetto alla foto, è colorata e in fondo ci sono anche dei lignetti. Che cosa sarà? Nessuno si pronuncia, non sono coraggiose, non vogliono provare a dire che secondo loro che cosa abbiamo realizzato. Qui nel frattempo saluto Barbara e Ciao comunque Barbara, nonostante tutto arrivano pure i cuoricini, non si sa mai, bene, sulla fiducia, vabbè, cuoricini sulla io fiducia. che faccio? Rimango così Si resta tipo così tutto il per tempo, servire fino a che. adesso osserverete tutto il tempo questa cosa, la diretta Finché terminerà così, così, basta, non diremo così, nulla. fino a che il braccio non mi cede e dovrò. Non diciamo nulla, diretta così, Va basta. bene, diretta così. Vabbè, Ciao Luigi, ciao Luigi. benvenuto. Mo metti giusto cosa e presenta sti prodotti, sta fa ancora Lo così. so, mi ha detto stai così, Ma io smettila, seguo le su. direttive. Allora, partiamo su. Se metto qui si vede? Se metti lì si vede, forse no, forse sì, non lo Vabbè, sappiamo. tanto lo svegliamo. Dai, lo metto più lontano perché. Così, allora vi facciamo vedere che cos'è questa pila di cose colorate. Abbiamo pensato di realizzare in acrilico degli elementi decorativi che Aspetta, aspetto. aspetta un momento perché Luigi Non può. tranquillo non hai perso nulla perché abbiamo cominciato adesso, abbiamo fatto vedere Sì. soltanto la pila dei prodotti nuovi e c'è Laura invece che ci dice sono delle piastre intagliate? No, io direi di no. No, no, non sono delle piastre Mi intagliate. dispiace, hai toppato Laura. Niente, perciò punizione. Allora, che faccio? Vado, che regista. Allora, abbiamo Vai, su. pensato di realizzare. No, perché poi tu mi brontoli e Ma quindi. che non brontolo nulla. Abbiamo pensato di realizzare nella serie Prisma delle fantastiche e coloratissime cornici. Attimo di suspense. Oh! Suspance. Adesso tanto parte lo spacchettamento, sapete? Sì. Allora, questa è serie di cornici. Allora, la prima è quadrata e ci sono due motivi che ora vi farò vedere. I colori sono satinati pastello,
che stanno sempre bene in ogni progetto, sia negli album che nei layout che negli home decor, e ve le faccio vedere nel dettaglio. Ho già il foglietto bianco pronto. Quindi sono delle serie di tre cornici, perché non è una sola, sembra una ma non è. Io non so che cosa sta Un inquadrando. attimo, stavo sistemando le cose, tu devi stare tranquillina, eh. Tu mi sembri un po' troppo agitata. No, no, tranquilla, guarda. In Ecco. realtà sembra una, ma in... Cioè, sembra una, ma in verità sono tre cornici, quindi una dentro l'altra, che potete utilizzare per i vostri progetti. Allora, questo è il giallo satinato, un colore pastello, e ha questo motivo qua. Io Sì, non so che... io scusa, avevo perso qualche commento. Ma C'era sei Luigi che un po' diceva. distratto stasera? Sì, stasera sono un po', sto pensando allo spritz. Ah, Comunque, ecco. Luigi diceva se erano delle copertine per i mini. No, vabbè, No, ora no, l'hai no. visto. Emma ci dice bellissimi. Quindi, ciao Emma, ciao Ciao, Beatrice, ciao, Stefania ciao. Cornici e via dicendo. Spettacolo, Emma. Guarda, sono contentissima. Tutte, hanno Beh, fatto un bell'effetto. Via, bene, diciamola bene. così. Allora, queste sono le cornici. Ora, se la regia torna qua. Ma come Leonardo, Beatrice, da quando in qua mi chiamo Leonardo? Mi chiamerò Leandro, eppure mi conosci, eh? Allora, Marimma, guarda questo è il te. primo motivo. Che faccio? Niente, inquadri tu, Sì, tu che fai ha vedere questa tu. praticamente questo bordino, diciamo con un piccolo non ghirigoro, insomma leggermente stondato Un ghirigoro. e traforato. Intursi, direi. Sono due uguali e poi c'è anche una cornicetta neutra che non fa mai male e che può essere utilizzata. Questa fantasia qua c'è sia nel giallo che nel rosa che nell'acqua marina, che sono i colori che vi piacciono di più, abbiamo notato. Un saluto Allora, anche a Sara che arriva adesso. Ciao Sara. Sara, ora ve le tiro fuori tutte. Eccoli qua, questa è la prima serie di cornici. Ok, Guarda quanto è brava a spacchettare. male Comunque sta. ci dicono che su sfondo nero si vedrebbero meglio. Ce l'hai lo sfondo nero? Ta-da! È preparata, Ragazzi, non sembra, ma la cassetta è vi preparata. faccio vedere, ecco, sembra un po', ma... Sembra tonta, però in realtà è tonta. Ecco qua allora, vi accontentiamo, ve le facciamo vedere sullo sfondo nero. Alessandra ci Vicino. dice che, ci sta dicendo Alessandra che sono bellissime. Grazie. Così le vedete bene? Sul nero vi piacciono di più? Sì, che le vedono, ma perché non le vedono bene? Le vedono Bene. bene per forza di cose. Allora, è rosa, c'è l'acqua marina e il giallo. Vi faccio vedere quelle grandi che tanto poi, diciamo, c'è tutta la serie. Dei colori, per farvi vedere i colori. Sì, Vedere tutti i colori bene, se no poi si arrabbiano sì, sì, sì. Faccio vedere, i tanto nostri questi follower. le conoscono perché sono i colori che gettonate di più per quanto riguarda i colori del prisma. C'è Sara che dice che non vede una ceppa, ma soltanto te, Sara, Vabbè. perché alla fine tutti fanno, dicono le cose, hanno visto. Ciao Ecco qui la Sandra, Gianna. benvenuta. E tu non vedi Ok. una ceppa, era una Ok, connessione questa è la prima cicciurula. Questo io te lo serie. dico, Sara, se tu Ecco. c'era connessione cicciurula, eh. Questa è la prima serie. Negli Ecco, ora riesce a negli vedere, ha stessi detto. colori abbiamo anche quest'altro motivo più lineare. Aspetta, spacchetto subito. Spacchetta, spacchetta, fai sentire il rumore dello spacchettamento. C'è bisogno che lo fai con la bocca, si sente, eh? Ok, Adesso è e c'è questo buffero. motivo più geometrico. Anche qui abbiamo la serie grande e piccola. E poi diciamo questa qui neutra, che questa è versatilissima e dà sicuramente spessore ai vostri progetti perché, come sapete, l'acrilico dà molto l'effetto della tridimensionalità quando viene utilizzato. Quindi qui abbiamo l'acqua marina, abbiamo il rosa e il giallo satinato, sempre. Ok, ci sono, eccoli qua. Arriva un commento che dice, ma Ecco, sono bellissime, grazie, bellissime, grazie, grazie. favolose anche queste da Alessandra, Ecco vedi qua. tutti contenti, mi piace questa cosa, Questa è una mi serie molto geometrica, una con un più stondata e l'altra che fa il pieno e il vuoto. Quindi quando lo mettete, diciamo, mettete su una foto oppure fate del layering, potete anche decidere di utilizzarla, ad esempio, da una parte.
oppure piena. Guardi, ancora non ha capito che quando c'è uno dietro a una cinepresa lei deve stare ferma perché si muove la cinepresa. Invece si muove anche lei, fai casino e mi mandi fuori fuoco la cosa e fuori Allora sto quadro. ferma, faccio Ah, fa così, rivedere. va. Non voglio sapere Posso nulla, va. utilizzare sia la parte piena, pure piena e vuota, quindi ci potete veramente giocare E come sono vi arrivate già le piace. richieste. Ma dorate le farete? Vedete, io ho subito le richieste. Dobbiamo Subito. rispondere? Io non dico nulla. Non possiamo dire Non niente. diciamo nulla, basta. Io non dico nulla. Sei tu quella che presenta. Allora, Ma non è vero che sono io, Sara. Non dite stupidaggini. Non dice questa che la sì. colpa è la mia. Non è vero. Non è vero, non è È vero. Claudia che Sono si io muove e non è che buona a muovo. fare cose. Allora sto ferma, va bene Ma così? che ne so, ma fa come ti pare, guarda. Perfetto. Allora, Guarda questa, andiamo. te. Oltre a questa linea un pochino più geometrica, abbiamo voluto ideare una un pochino più, diciamo, divertente, comunque un pochino più, come si dice, leggera, ecco, non proprio così squadrata, e abbiamo deciso di fare una serie delle cornici con, diciamo, la tipologia dei doodle, quindi, diciamo, del disegno a mano, quindi dei vari ghirigori, di quello che uno magari scarabocchia quando è sopra pensiero, quando cerca un'idea. E quindi abbiamo voluto fare questa linea un pochino più divertente, visto che si avvicina anche un po' il periodo estivo, un po' la primavera, e quindi vi passo a far vedere le cornici queste della serie Doodle, che sono quattro modelli, Luigi, comunque io non la maltratto, eh. Non è vero che la anche questi in maltratto. diversi colori. Ciao Anna, E benvenuta. ciao Anna, e abbiamo in questo caso il Doodle 1, che c'è il viola, il nero e il rosa. Il viola o lilla è un colore nuovo, quindi attenzione, perché potrebbe diventare uno dei vostri preferiti. Però non lo sapremo. Potrebbe, Potrebbe. io lo dico perché a me piace molto, lo adoro, però ora mi dicono fallo vedere sul bianco. E tu mi fai vedere prima sul nero, poi sul bianco e non c'è problema, no? Ma io faccio quello che a me piace tanto, no? La doppia colorazione, no? Che sembra un po' la televisione in bianco e nero. E subito Sara Viola Fiorentina. No, è Viola! Viola Sara, non è Viola Ecco, qui Fiorentina. caschiamo male, Non ci siamo, non eh? E ci quindi ecco, siamo proprio. questo è il motivo del doodle che abbiamo scelto per questa cornice, che vi faccio vedere in nero, ecco. Che è proprio il classico scarabocchio. Il viola sembra piacere parecchio, sono arrivati molti Anche perché è un complimenti viola, per il viola. non è forte, è tipo un lila. Ora magari dal video non si capisce molto, Vedere se si vede un però pochino meglio così, per che si vede l'ombra. capire. Stasera abbiamo anche le Perché abbiamo ombre. le ombre questa sera ed è un viola tipo lilla, Sì. si dovrebbe vedere qualcosa. Ecco, vediamo un po' così un pochino. Viola tipo lilla, chissà perché questa sera abbiamo le Eh sì, ombre. non lo Si chiama so. le ombre cinesi. E quindi questa è disponibile in nero, nel rosa e in questa nuova colorazione del lilla viola. Chiamatelo un po' come più vi piace, però è molto chiaro, è sempre satinato e fa un bellissimo effetto sia sul bianco che sui colori scuri. E dicono che Viola a Firenze spacca e poi come al solito Sara mi fa tanti complimenti, mi ha detto sto proprio una testina ovo. Ecco, ok. Allora, questo Lilla è. Viola ci garba uguale. Ok, spacchetto il secondo doodle, chiamiamoli così, che ve lo faccio vedere sul Hashtag bianco, doodle. hashtag doodle, Esatto, Yupla doodle. di Carino, Yupla Yupla doodle. doodle. Non mi piace. Ciao Veronica, benvenuta. Ciao, Devo continuare. Ciao ok, Stefania pure. Adesso ci dica ciao, anche Stefania. ciao, Ciao Stefania. qualcuno, scusateci se qualcuno ce lo Se perdiamo commentate per in tanti, strada. siete in tanti e a volte vi perdiamo. Ecco, questo qua è sempre in viola, in bianco e in rosa, e c'ha praticamente questo motivo un po' con dei pallini molto Pallini. irregolari fra loro, perché ovviamente sono disegnati a mano. Questo è l'intento di queste cornici qua. Magari questo sul nero si vede meglio. Lo so che il regista ora mi brontola, ma io faccio un po' come mi Tanto lo so pare. che fai come ti pare, e E noi dove quindi dobbiamo c'è fare? diciamo, questo motivo del pallino. Queste qua sono delle serie di due uguali, una più grande e una più piccola. Il formato è rettangolare rispetto all'altro, proprio quadrato, questo è rettangolare, quindi lo potete utilizzare sia in verticale che in orizzontale con un bellissimo effetto. Brigitta, ciao Entrambe. Brigitta, ha detto queste Ciao. mie, non so Ecco. quali, cioè, quelle con i pallini bianche, viola, rosa.
Non è che si è capito bene perché non ho visto quando hai fatto il commento. Ce lo Sara siamo un ci dice che attimo. anche cose molto bello, Alessandra le vuole tutte. Ecco, perfetto. E poi Allora, ho anche un hashtag tutto per tu che te. sei? Claudia Sovversiva. Ecco, questo sarà il nuovo hashtag. Allora, io intanto faccio poi alla fine, tanto sapete che c'è la carrellata finale, e vado con l'altro motivo che è il doodle 3, Sempre con lo Yupla Doodle. sempre con lo Yupla Doodle, che ha invece questo motivo quasi come se fosse una piccola trina, diciamo, come dei semicerchi, però forati. Giusto. Non riesco molto a Ci piace questo, spiegare. c'è un modo tutto suo di spiegare le Sì, cose, ma tanto poi loro sono bravissimi, quindi capiranno sicuramente meglio e sapranno spiegarli meglio qui di me. E questa c'è in bianco, in acqua marina e in questo fantastico fucsia. Non si capisce quali sono i miei colori preferiti, vero? ci dice Sara. Dovrei essere un po' più neutrale, ma Sì, e ci purtroppo non spiega ci Sara il riesco. motivo del Claudia Sovversiva perché dice tanto la fa sempre il che vuole. Ecco, perfetto. Capito? Quindi questo è il terzo doodle, anche questi sono rettangolari. Ecco, già arrivato, scusa, Alessandro ha detto, a me è già venuto in mente come usarle in qualche album e in qualche layout. Cioè, neanche presentate, già andrò in modo di Perfetto, ma usarle. loro sono Grandi. molto creativi e hanno subito le idee. E questo è come volevo far vedere un pochino meglio, più da vicino Il il più da vicino, motivo. avvicino io, non devi Allora, avvicinarti, mi va avvicinati fuori perché fuoco voglio la far ma vedere il perché se no mi va motivo. fuori fuoco la camera, mannaggia la Ok, ecco, peppetta. vedete, è tipo una piccola trinetta, insomma, non so come definirla. E anche questo ovviamente tutto è regolare perché è disegnata a mano e quindi è proprio deve essere questo l'effetto. Ecco, non deve essere simmetrica, ma deve essere casuale. Questa è questa qui, c'è cioè fucsia, bellissimo. L'acqua marina e il bianco. E poi andiamo con l'ultimo motivo, che è sempre un doodle, però più lineare. Laura ci dice che vuole iupplare con le cornici nuove. Un saluto anche a Eleonora che è arrivata adesso. Ciao Ciao, Eleonora. ciao! Il terzo, diciamo, doodle è un pochino più lineare, è un semiquadrato, però diciamo un po' una via di Però è mezzo un fra... semiquadrato No, è storto. una via di mezzo fra il rettangolo e il quadrato. E lo storto. Rispetto alle altre è un pochino più tozzettina come forma ed è lineare Ed è storto. ed è storto. Continua a Che vuol dirlo. dire? Perché non sono dritte quelle linee? No, Vedi che sono no, no, storte? Io ho sono delle detto linee regolari, non storte. sono geometriche, Sono anche queste storte. sono disegnate sempre a mano libera, quindi poi alla fine la linea vedete che è completamente Storta. storta o comunque diciamo lo spessore non è lo stesso, in dei punti è leggermente più sottile, in altri più spesso appunto. Questo c'è in nero. A In Laura piacciono. fucsia. Ciao Laura, non so quale la... Siete talmente tante lauree. Allora, cominciamo a Laura mettere 1 un po' di è in ordine. acqua Fra di marina. Ok, voi datevi dei numeri, fatemi Laura 1, Laura 2, Laura 3, Laura 5, Laura 7, Laura 8. queste sono le cornici. La grandezza è tipo una mano. Ora non mi chiedete bene le dimensioni perché mi trovate impreparata. Però vi faccio vedere, ecco, a confronto di una mano sul nero, queste sono le dimensioni. Quindi, come diceva prima, non, mi sembra Alessandra, sono adatte sia per i mini che per dei progetti di layout. E Luigi anche dice che queste questo. sono meravigliose, sono le sue preferite e non ha visto le altre. Ma non lo dire però, non lo dire, anzi dice, non ha visto le altre. Arriva un meraviglia, no ragazzi, Ok. stupende. Ma non vedi i cognomi, Leandro? Sì che li vedo, ma mi Ma sembra non ce brutto la dire i fa. cognomi. No, mi sembra brutto dire i cognomi, ma Ah, dico ok. soltanto i nomi per quello. Ok. Quindi C'è queste Alessandra, sono. no Ecco. vabbè, bye bye soldini. Le linee storte hanno un loro perché, adoro Certo, queste. perfetto. E quindi questo è il doodle 4, quello perché non. Siccome ho già difficoltà a spiegare il motivo, quindi sono andata sul semplice, ho fatto 1, 2, 3, 4. Ok? Quindi Comunque queste dice sono queste le doodle. cornici mi piacciono assai, progetti a Google, Yuplare all'infinito, hashtag. Oh, Yuplare all'infinito è bellissimo. Quindi questi sono, diciamo, i motivi che abbiamo studiato Ma perché le per metti voi. storte e non le vedono? Ma e Ma non lo sono. vedi dove sta la camera, Marimma Maiala? Cioè, ma Non porca dire le miseria, ma non è parolacce. una parolaccia, su. No. Vabbè, dai. Metteremo E comunque dice, un Laura beep. giustamente suggerisce, dice io sono Laura del DT. Ok. E poi Quindi. quella lì non è una parolaccia. È la marimba qui è piena, è tutta marimba. Sì, va bene, ok? Quindi questi sono i motivi che abbiamo realizzato.
diciamo, i motivi grafici. Questo che vi ho fatto vedere per quanto riguarda la linea Prisma, poi è tutto disponibile anche ovviamente nei legnetti, quindi ritrovate gli stessi motivi per gli amanti, diciamo, sempre del legno, le due cornici le trovate anche così, quelle quadrate, scusate, poi tutte le versioni doodle anche in legno. Quindi nella Vero? serie dei legnetti trovate gli stessi motivi, quindi se vi piace poi timbrarle, se vi piace decorarle, o se vi piace fare un colore che magari non c'è nel prisma, o se vi piace proprio l'effetto, diciamo comunque l'effetto più caldo dei legnetti, diciamo le trovate anche in questo materiale. Bene. Giusto. E quindi carrellata E finale. quindi carrellata finale, Questa perché sera per mi fa adesso abbiamo mandare. finito, per adesso, ma tenetevi pronti. Quindi stasera diciamo che volevamo un po' presentarvi questa prima tranche di novità e speriamo, insomma, sempre di avervi soddisfatto i vostri gusti e di aver, diciamo, realizzato qualcosa che possa dare sfogo e fantasia ancora di più alla vostra creatività. Che Questa sera altro mandiamo a dire? mangiare tutti Sì, presto, ma infatti intendi? stasera sì, perché era una diretta molto, molto breve, perché comunque era un po' che non le facevamo, quindi anche per, diciamo, una piccola novità abbiamo preferito fare questo video, così ci sentiamo, Brigitta ci chiede se le scambiamo. trovano ad Abilmente di Vicenza. Sì, Abilmente di Vicenza li troverete dai nostri rivenditori, quindi girate e vedrete che, insomma, li trovate. Comunque, se fossero terminate o qualcuno dovesse avere qualche modello, sul nostro sito li trovate sempre disponibili. È previsto uno sconto quantità. Io ti faccio le domande e tu dai le risposte. Sì, se volete facciamo pure un pack, tutti i Beh, potrebbe modelli. essere un'idea, il pack Sì. Il cornici. pacco cornici, Pack quindi cornici. vedremo. Per adesso, diciamo, per adesso no. E poi niente, quindi queste erano le novità di stasera. E Leandro, che altro dire? Ma che dovresti fare la Stasera, sì, stasera carrellatona siamo stati proprio. brevi perché ci sentiamo buoni, vogliamo andare veramente a cena presto. E anche perché poi ci saranno altre dirette, quindi a breve vi faremo vedere altre cosette. E niente, che dire, passiamo alla carrellata Vai. e vai, molto Vai con la velocemente. carrellatina. Cominciamo Allora, dai legnetti che sono già lì. questi sono i legnetti che sono già qua e che trovate, che si vedono, questi si vedono anche così, i quattro motivi doodle, quello con, insomma, sono tutti disegnati a mano, però più o meno lineari, con una forma prettamente rettangolare, quindi li potete utilizzare sia in orizzontale che in verticale per i vostri progetti. E le due serie, che sono quelle invece quadrate, con un motivo sempre più geometrici, sono questi, e regolari, seconda un Sara, po' dei gusti che avete. dice no, ceniamo insieme. Sara, tu sai dove siamo, se vuoi, se ti Sei anche sbrighi, vicino. se ti sbrighi. Quindi questa è la serie dei legnetti, delle cornici con i legnetti. Nelle stesse, diciamo, motivi grafici abbiamo la parte, part vado Vai, vai. inversamente da come ve le ho presentate prime. La parte delle cornici del doodle 4, che sono quelle lineari. Tutte le confezioni dei doodle sono composte da due, quindi avete una più grande e una più piccola per i vostri progetti. Poi, oltre quelle a linee irregolari, come dice Leandro, perché se no si Storte, io non ho detto storte. Ah, irregolari, io ho detto storte. storte, storte. Comincia, comunque Abbiamo. io volevo Sì. ringraziare Laura che ci ha detto, adesso dice, allora tutti i nostri prodotti, come si fa a resistere? Dice, poi danno sempre un tocco in più ad ogni progetto. Grazie, grazie Grazie Laura, mille. Grazie delle grazie, tue parole. Poi abbiamo, allora, io grazie. Sara continuo. dice, Sì? sono scusa, ma questa mi fa sorridere perché Sara ci Sì? dice, sono influenzata. Dice, appena mi libero, però vengo davvero. Sono tipo 2 anni che lo dice. Sì. Adesso Sara ti faccio fare una figuraccia in diretta, sono 2 anni che ti aspettiamo. Esatto. Ecco. E niente, io vado, hai finito di arrabbiarti, cosa? Ma no. Niente, allora, questo è il terzo motivo, che è quello a forma, diciamo, di teatrina. Io non so come chiamarle, ragazze, scusatemi, perché poi stasera sono proprio Massima, va bene indirizzo, impicciata. dai. Le Le ondine, le ondine. mezze Con le ondine, ondine. ecco, le mezze ondine. Ok. Ci piace mezze ondine. Questa è la 3. Poi abbiamo il motivo 2, che È un sono. sommi a birbo, e dico la verità. Cara Ecco, Sara. che sono i. Ciao Alessia. Ciao, Grazie del tuo ciao! spettacolo. I pallini. E le trovate in viola,
in rosa e in bianco, ve lo faccio vedere, ecco, più da vicino per farvi vedere il pallino. Il pallino. Abbiamo quindi le mezze ondine e i E il pallini. pallino. E poi la terza, che invece è il ghirigoro, Ecco, le mezze ondine, i pallini e il disegnato a mano. ghirigoro. E questo è proprio effetto scarabocchio, diciamo. Vedete che c'è in rosa, nel viola, in questo nuovo colore, e in nero. Anch'io ti voglio bene, Sara. Tranquilla che ti voglio bene anche me. Ok. E poi abbiamo della serie quella più geometrica, abbiamo la serie di quelle quadrate, che sono sempre composte, la serie è sempre composta da due cornici, aspettate che devo ritrovarle, da due cornici uguali, una più grande e una più piccola, e una che è neutra, Ecco, è arrivato Eleonora che ci completamente dice: liscia. sembrano dei piccoli pomponi, quindi invece di Ah, ecco, pappontini, i pompon, pomponi, le pompon, cornici a perfetto, le pompon. cornici a pompon, ecco. Quindi questa è quella neutra e questa l'abbiamo nel colore acquamarina, nel colore giallo e nel colore rosa. Queste, come ho detto prima, le potete utilizzare anche da un lato o dall'altro, oppure miste, se le volete, diciamo, inserire dentro un layering, quindi coprire e far mostrare, fare il vedo non vedo. E poi l'altro motivo, invece, sto facendo un mucchio di E cornici. mentre Ecco, lei ammucchia, io dico, Sara ci dice che comunque queste cornici spaccano. l'altro motivo invece è questo un po' più, datemi una definizione voi che siete molto più bravi, Guardo anche io, fammi vedere. Non lo questo so, non lo so, questa è difficile, questa è è complessa. difficile, vi faccio Sì, vedere. questo è molto complesso dire Diciamo cos'è. che è squadrato fuori, però all'interno ha delle piccole sfondature piene. È complicato È dirlo, complicato. questo è E anche complicato. queste le trovate sia nel giallo che nel rosa che nell'acquamarina, sempre due cornici uguali più il terzo che è quella completamente quadrata e liscia. Ok, io ho finito, ho spostato tutte le cornici dalla destra alla sinistra, quindi vuol dire ciò che ho finito, io vi ho rimostrato tutto. E niente, che altro dire? Io a questo punto Le cornici vi... merletto, ecco, Merletto, ecco, merletto, oh, visto? vedi, mi arrivano suggerimenti perfetti. Quindi quelli merletto e quelli più geometriche, i doodle, sia in prisma che in cartolegno. Scallop traforato pure. Qui si va Scallop proprio sui traforato. termini molto, molto tecnici. Serie da applausi. Grazie, grazie. Grazie mille, ragazzi e ragazze. E niente, quindi la diretta io direi che Possiamo chiuderla possiamo qui. chiuderla qua. Stasera siamo stati bravi anche brevi nelle spiegazioni e nel mostrarvi tutto. E tanto poi, come ho detto, ci rivedremo presto con altre novità. E per adesso vi salutiamo e poi se volete farci qualche commento potete anche dirci sotto la diretta qual è la vostra cornice preferita di quelle che vi Ricordiamo abbiamo che visto. saranno disponibili sullo shop tra un 5 minuti circa, è tempo Esatto. di terminare la diretta e metterle disponibili. Io nel E frattempo niente, volevo fateci ringraziare veramente. Sandra. Sì, ciao Sandra, io saluto io sa facciamo così, saluto tutti quelli che saluto anche Leandro, se no mi ripeto e basta. Sì, Quindi Sara, sì, l'abbiamo già fatto il riepilogo, però mi dispiace comunque in ogni caso, siccome questa diretta è registrata, potete vederlo anche dopo, cioè non è la diretta che siamo in diretta ovviamente, ma la stiamo registrando, pertanto la potrete troverete, rivedere con sì, calma esatto, sia qui con calma. che poi sul nostro canale YouTube, Esatto. perché vi ricordiamo che c'è anche il canale di Sì, da poco YouTube. abbiamo aperto il canale, quindi adesso ci sono pochi video, ma anche il nostro DT si sta, diciamo, attrezzando per fare i video, quindi vedrete che nelle prossime settimane troverete diverse cose da seguire e delle idee da vedere. Ci dice Laura che stava per cucinare, adesso mentre farà i totani penserà alle cornici. Ecco, Ecco, come incorniciare il perfetto. totano. E quindi niente, veramente, se vi va lasciateci un commento sotto e fateci sapere qual è la vostra cornice preferita che avete visto, se preferite come sempre i legnetti o il prisma, quindi fateci sapere un po' quello che pensate di questi nuovissimi prodotti che vi abbiamo mostrato oggi. E ne arriveranno altri perché altri stiamo ancora lavorando ad altri prodotti, ne arriveranno di Sì, nuovi. dovete darci solo un po' di tempo perché come al solito non possiamo, sono già pronti, ma non possiamo mostrarvi tutto insieme, lo sapete.
se no un pochino per volta, così vi lasciamo un po' in suspense e facciamo scaturire in voi un po' la curiosità, quindi per questo ci odierete anche, però cercheremo di farci perdonare. Allora, io niente, saluterei Leandro se tu non hai niente da Sì, io aggiungere. saluto Sandra, le varie Laura, Sara, Brigitta, Alessandra, poi c'era Luigi, Sandra l'ho già detto, saluto Eleonora, saluto l'altra Laura, saluto Barbara, saluto l'altra Sara, saluto Ornella che purtroppo è arrivata tardi, ci dice, e anche Katia che credo sia arrivata tardi perché prima mi è sfuggita, se mi sei sfuggita, Katia, scusami, però come dicevo potete Sì. rivedere tutto tranquillamente appena termino la diretta e Perfetto. troverete i prodotti sullo shop tra qualche minuto. Perfetto, io mi accodo, mi unisco ai saluti che ha fatto Leandro, vi faccio anche i miei, saluto tutti e come sempre vi ringrazio per averci seguito. Sento delle Scusa. risate, quindi ci sarà qualcosa da No, aggiungere. perché Brigitta Aspettate. scusa, Brigitta ha detto dai, metti giù che devo andare sul sito. Cioè, sbrigatevi. Vabbè, chiudiamo, su richiesta di Brigitta Vabbè. chiudiamo e niente, vi diamo appuntamento prossimamente sulla la nostra diretta, tanto rimanete sempre informati seguendo la nostra pagina Facebook e niente, vi auguro buona serata a tutti e alla prossima diretta con Yupla Craft e non dimenticate di Yuplare sempre. Sì, sempre Ciao a Yuplare. tutti, Ciao ciao. ciao ciao!